Il tuo agente immobiliare lavora con te o contro di te? Mi spiego meglio. Molti non sanno il dietro le quinte del nostro lavoro e tutto quello che potrebbe succedere. Hai affidato un incarico a un professionista, ma non sai come opera. Hai affidato un incarico a un professionista, ma non sai che magari che struttura di marketing, che strategia di marketing andrà a utilizzare per dare visibilità alla tua casa e farti guadagnare il massimo delle possibilità nelle condizioni di mercato attuale in cui ti troverai quando le avrai affidato questo incarico. Ora, perché ti dico questo? Perché supponiamo che il tuo immobile è stato affidato a un professionista per 200.000 euro. Molto spesso capita che l'acquirente, la prima domanda che fa all'agente immobiliare durante una visita è: il prezzo è trattabile? E molto banalmente la risposta a volte ci è capitato fosse sì, il prezzo è trattabile. Anche a me personalmente è capitato durante un acquisto che stavo facendo, mi ha detto: guarda, abbiamo una forbice che potrebbe essere tra i 180.000 e i 200.000. In questo caso cosa succede? Succede che se io dovessi trovarmi davanti all'agente immobiliare per sottoscrivere una proposta, secondo voi da quale prezzo partirò? Certamente andrò a partire da questo. E spero di poterlo comprare a questo, perché con quella risposta il valore dell'immobile che sono andato a vedere è già scesa di un 10%. Ora, quindi, per dirti, una domanda rilevante nella scelta del professionista, chiunque sia, potrebbe essere anche relativa a quello che è il suo trascorso di venduto degli anni precedenti. Una domanda molto intelligente, se fossi io cliente venditore, prima di affidare un incarico all'agente immobiliare, che farei sarebbe: qual è la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo del venduto media che hai sul mercato? Perché se hai un 10% barra 20% in meno, probabilmente non sei un agente immobiliare. Probabilmente potrebbe essere, ci possono essere degli altri problemi, come è stato costruito il prezzo, potrebbe esserci dei problemi dal punto di vista, diciamo, delle capacità negoziali del professionista. Quello che è il nostro lavoro, il valore aggiunto che noi diamo nella trattativa, è probabilmente il 50% del motivo per cui ci andrete a pagare, perché cercheremo di migliorare la conversione anche in termini di valore nella trattativa dell'immobile dal prezzo di listino a quello che è il prezzo di vendita. Probabilmente un range accettabile potrebbe essere una media di un'agenzia che fa tra le 50 e le 100 transazioni all'anno, probabilmente un range del sotto quello che potrebbe essere il 5%. Vuol dire che il prezzo è stato costruito bene e che l'agente immobiliare ha delle ottime qualità negoziali in questo momento di mercato, che è un mercato ribassista. Cioè, cosa significa? È un mercato con tanta offerta e poca richiesta, e quindi tendenzialmente il cliente acquirente vede tutto troppo caro, tutto non un buon investimento, e quello di cui tu non hai bisogno è un agente immobiliare o un professionista che parte uccidendo il prezzo della tua casa.